Andrea, fa piacere, no, vedere che c'è un Juventus Club in Casentino che, nonostante nel momento dei successi, vuole guardare indietro e vuole pensare a una tragedia come quella dell'Aisle e vuole ricordare anche tuo padre. Assolutamente, io colgo innanzitutto l'occasione per ringraziare lo Juventus Club Casentino e il Comune di Poppi per l'impegno, per l'organizzazione di questo convegno. Mi fa particolarmente piacere che questa iniziativa parta da un gruppo di tifosi, molti dei quali giovani, che nell'85 non erano nemmeno nati, ma che documentandosi e leggendo hanno scoperto, tra virgolette, quello che era accaduto all'Aisel. E vogliono tenerne viva la memoria, perché credo che oggi, a distanza di 29 anni, sia importante allenare la memoria e preservarla, perché purtroppo vediamo che ancora oggi è troppo facile in uno stadio commettere gesti di violenza e quindi ricordare l'Aisel è un modo anche per riflettere e magari capire che in uno stadio si deve andare per tifare, rispettare l'avversario, non considerarlo un nemico e poi preservare la memoria contro chi ancora oggi purtroppo negli stadi offende la memoria dei morti dell'Aisel, ma non solo, penso anche a quelli di Superga o altre situazioni. E quindi mi fa piacere che questi ragazzi abbiano dei valori sani, siano ragazzi appassionati che tifino la propria squadra, la Juventus, ma lo facciano con i veri valori dello sport e voler ricordare l'Aisel gli fa molto onore.